Buongiorno e ben ritrovati a Indovina dove sono. Oggi 27 settembre 2018, siamo tornati. Siamo tornati, non avevamo promesso che saremmo tornati. Ci siamo rifatti il trucco, diciamo. Ci siamo rifatti, a parte il presentatore, ma per quello non si può fare granché quello. Però per il resto tutto nuovo, poi vi spiegherò naturalmente. Nuovi giochi, nuovi premi e anche e soprattutto un nuovo sponsor. Infatti abbiamo l'onore di essere rappresentati dalla 9.6 Evoluzione e Tecnologia, via Garibaldi 96 Bovalino, dove troverete tutto quello che riguarda telefonia, informatica e assistenza, oltre che cortesia e massima competenza. Questo mi è gradito ringraziare le persone che hanno permesso tutto questo, lo sviluppo di questo programma, e sono Carlo, Francesco, Davide, Mimmo, Rosa Maria e Mary, che troverete naturalmente alla 9.6 Evoluzione Tecnologica, sita in via Garibaldi 96 Bovalino. Cosa mette in palio la 9.6? La 9.6 mette in palio per il gioco finale uno smartphone N9 display da 5.5 pollici Full HD, camera da 13 megapixel, sistema operativo Android Oreo 8.1, memoria da 2 GB di RAM più 16 GB espandibili con micro SD. Quindi ringraziamo la 9.6. E allora, voi ricordate che sono sempre il vostro Samuele, mi siete mancati da morire, quindi però avevamo bisogno di un po' di tempo per rifare un po' tutto. Vi spiegheremo mano a mano i nuovi giochi, come partecipare e anche il gioco finale per poter vincere il cellulare messo in palio dalla 9.6. Allora, iniziamo subito con il gioco finale. Allora, vi faccio vedere, alla mia sinistra c'è un paio di oggetti, vedete? C'è un sacchetto con un piccolo involucro, ok? Allora, io adesso farò come i vecchi estrattori del lotto, ok? Quelli praticamente che prendevano un numero, quindi da 1 a 90, lo metterò dentro questa scatoletta. Chiunque di voi riuscisse a indovinare il numero che è contenuto all'interno di questa scatoletta vincerà il cellulare offerto dalla 9.6. Ora io faccio un bel giro, vediamo, il numero l'ho preso, è qua, ve lo sto facendo vedere, pensate come sto bene. Lo metto qua dentro, lo guardo, ok, lo chiudo ed è qua dentro. Quindi qua dentro c'è il numero appena estratto, che vi fornirà, a chiunque di voi volesse giocare, la possibilità di vincere uno smartphone N9 da parte della 9.6. Allora, iniziamo con il nostro gioco. Allora, ci saranno tre tipi di giochi che si chiamano Calabria Mix o Calabria Game, che praticamente metterà in evidenza un luogo, quindi era come quello che c'era prima. Poi ci sarà il puzzle VIP, cioè tre facce di persone importanti sono state scomposte e voi mi dovrete dire tutte e tre le facce che compongono questo personaggio fantomatico. E la terza è la voce misteriosa. La voce misteriosa, voi sentirete una voce di una persona misteriosa e dovete indovinare a che voce si riferisce. Però è più facile farlo che spiegarvelo. Partiamo col primo gioco, che è Calabria Quiz. Ok, partiamo con questo luogo, è naturalmente in Calabria. Allora, questo luogo è un comune italiano di circa 2000 abitanti. Dimenticavo il numero di sovrappressione per giocare, 0964 863 600. Questo è un comune italiano di circa 2166 abitanti nella provincia di Vibo Valentia. Questo luogo si trova nelle Serre Calabresi. È una vista sul Mar Ionio. Andiamo a vedere un po' di storia, ok? Allora, per quanto riguarda la storia di questo paese, si trovano le sorgenti dell'Allaro, una di esse la cosiddetta Gurna Nigra, che significa pozza nera. Il territorio è all'interno della catena montuosa delle Serre Calabresi, che inizia al passo della Limina e termina all'istmo di Catanzaro, il punto più stretto d'Italia, dove 35 km separano il Mar Ionio dal Mar Tirreno. Le serre confinano quindi al sud con l'Aspromonte e la Piana di Palmi, a nord con la Sila, e il territorio ricade nelle province di Reggio Calabria, Vibo e Catanzaro. Poi vediamo un attimo il clima. Tipico clima, le zone centrali che corrisponde alla conca di Serra San Bruno, Mongiana
e quest'altro paese, il clima è tipicamente montano, appenninico di transizione. Si hanno quindi inverni molto freddi e piovosi, ma anche con nevi durante i periodi più freddi, con una media di almeno 2 eventi nevosi all'anno, da estati calde ma non siccitose. La piovosità del luogo è al di sopra della media regionale. Le zone più piovose della serra raggiungono i 2000 millilitri l'anno nella zona di Serra San Bruno e di questo paese qua. Nelle serre occidentali si abbassa tra i 1100 e i 1400 millilitri annui, mentre nella parte orientale la piovosità è ulteriormente più bassa. Diciamo che questo paese è anche famoso soprattutto per un prodotto, che è un prodotto, diciamo, per noi vitale. Senza di questo prodotto non potremo vivere. È un prodotto che si trova nelle nostre tavole ogni giorno. Molto spesso si fanno tanti chilometri per andare a prendere questo tipo di prodotto proprio in questo luogo, perché si dice che è molto buono, molto salutare, ed è il principale, chiamiamolo, alimento o prodotto della nostra vita. Senza di quello non potremo vivere. Quindi questo posto è proprio famoso per questo tipo di prodotto, quindi viene venduto in tutti i supermercati, penso anche fuori dalla Calabria, perché è un marchio registrato. Cosa vi possiamo dire di altro? Allora, vediamo un attimo. Vi ricordo comunque il numero 0964 863 600. Vediamo il territorio. Vi ho già detto che praticamente si trova nelle sorgenti del fiume Allaro, quindi se voi mettete fiume Allaro, è una di esse le cosiddette Gurna Nigra, quindi se volete andare a indovinare che paese stiamo parlando, non è molto difficile, insomma, dai, vi ho dato già abbastanza notizie. Allora, vediamo un attimo le origini. È un piccolo borgo sorto dalla trasmigrazione della gente di Castelvetere e di Roccella a causa di un rimescolamento demografico, e furono fondati contemporaneamente questo paese e altri vicini. Fu popolato nei tempi del 1590. Diciamo che numerosi sono stati gli attacchi dei saraceni. Di questo paese si conosce quindi la data di edificazione, avvenuta tra il 1590 e il 1591. Il centro contava alla fondazione 47 fuochi, ma crebbe rapidamente, tanto da raggiungere 118 nel 1643. In quest'ultimo censimento vengono elencati anche 2 sacerdoti e dichiarata l'esistenza del Palazzo del Principe. Fu fondata come comune autonomo solo nel 1591 dal casale del principe di Roccella, e non posso dirvi il cognome perché si avvicina molto moltissimo al nome effettivamente del paese. È un marchese che vi eresse la sua dimora estiva ed impose il proprio nome appunto al luogo. Il castello esistente ancora oggi rappresentò il fulcro di tutte le attività del feudo per lungo tempo. La famiglia del ramo della Spina dimostra il suo legame al borgo facendo costruire vicino alla già esistente chiesa del... Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Ciao, chi sei? Sono Miriam. Ciao Miriam, come stai? Bene. Ma dove sei ora? A Corfù. A Corfù. E cosa ci fai a Corfù? Sono in viaggio, ti ricordi? Ah, sei in viaggio? Ma come mai? Ma mica il viaggio che hai vinto con noi? Sì. Grande, ti stai divertendo? Sì. Bene, bene, quando è che ritorni? Domenica? Ok. Allora, ora non mi stai vedendo, mi stai solo ascoltando. No, non ci possiamo fare. Vabbè, ci possiamo vedere. Va bene, allora però ascolta così. Noi ci rivedremo con te naturalmente dalla prossima settimana. Intanto noi ricordiamo che il nostro programma andrà in onda tutti i giovedì e tutti i sabato alle ore 14:30, e noi ti aspettiamo, abbiamo un gioco nuovo, abbiamo giochi nuovi, abbiamo premi nuovi. Quindi tu, che sei fortunatissima, spero che potrai partecipare. Okay. Mi saluti tanto la mamma e tutti, eh?
Ok. Va bene. Ciao Miriam, buon viaggio. Ciao. Ecco, vedete, queste sono delle bellissime soddisfazioni, vedete. Miriam è la ragazza che ha vinto la crociera nel periodo estivo, quando avevamo la sezione estiva e non questa qua invernale. Ora abbiamo in palio, grazie alla 9.6 evoluzione tecnologia, via Garibaldi 96 Bovalino, un cellulare N9 che ha gentilmente messo in premio, in regalo, oltre a numerosi gadget in base alle domande che io vi farò e voi sicuramente indovinerete. Torniamo alla diapositiva. Allora, ricordiamoci questo paese, ve lo stavo leggendo, ok? Torniamo, grazie regia. Ok. Questo paese, quindi vi dico che in provincia, innanzitutto, come abbiamo detto, e nelle serre calabresi e nella provincia di Vibo Valentia. Allora, vi dico che è molto famoso per un prodotto che nelle nostre tavole non può mancare, se no moriremo, cioè è impossibile. Quindi è famoso per questo prodotto. Infatti questo prodotto che viene commercializzato è un prodotto che è venduto in tutti i supermercati naturalmente, ma anche fuori dalla Calabria, se sbaglio non faccio. Quindi non è molto difficile indovinare il tipo il paese di cui stiamo parlando. È un paese non grandissimo, di circa 2000 abitanti. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Caduta. Quindi di conseguenza è molto facile indovinare il paese che è, perché un paese che porta il nome da un prodotto che viene commercializzato in tutta Italia, tra un po' vediamo nella prossima chiamata chi è che ci risponde. Pronto? Ok, è caduta la linea. Allora, mi raccomando, quando chiamate cercate di abbassare il volume del televisore, perché sennò inizia a fischiare. Queste sono cose che è giusto io ve le ripeta, perché ve le ripetevo un po' di tempo fa. Quindi questo paese, come vi dicevo, sorge nelle serre calabresi, quindi è abbastanza facile, questa volta ho detto io devo iniziare con paesi un pochino più difficili, perché come sempre voi indovinate subito, quindi di conseguenza cerchiamo di renderlo più difficile, però ho voluto partire soft, diciamo, ecco, con un paese che chissà quanti di noi ci è già andato. Però c'è gente che parte di qua per andare a riempire, ecco, stavo dicendo una parola molto importante, a riempire, quindi parte di qua per andare in questo paese in modo che i propri cari, i propri figli, i propri parenti possano godere di questo prodotto, che è un prodotto naturalmente naturale, non è assolutamente alterato, anzi è il prodotto più naturale che ci possa essere. Quindi vi ho già dato tantissime informazioni. Insomma, è difficile non poterlo indovinare, perché è un paese veramente conosciuto e straconosciuto. Quindi di conseguenza, altre informazioni vi posso dire che l'attuale sindaco è Francesco Fazio. Ha una superficie di 40 km quadrati, vediamo un altro tipo di informazioni, ma è impossibile che non l'avete indovinato, è facilissimo, cioè vi ho detto quello del prodotto, è un prodotto che nelle vostre tavole per forza, cioè non è possibile, magari sarà di un'altra marca, magari sarà di un'altra provenienza, ma il contenuto è quello, cioè, perché è tutto uguale, non è che è più dolce o più salato, anzi questo prodotto può essere anche dolce e salato, ma non c'entra niente con quello che sto dicendo, solamente come composizione chimica sto parlando. Vediamo un attimo di darvi ancora qualche informazione. Allora, ci abbiamo la chiesa di Sant'Antonio da Padova. Questa praticamente nel passato era dedicata al culto di Sant'Antonio e di questo esso si è ancora radicato e contemporaneo con molti segni votivi. Nel giorno della sua ricorrenza, 13 giugno, sono ancora numerose le persone che offrono al santo il voto delle verginelle, che si paga inviando a casa propria
13 giovani ragazze ed un ragazzino che dovrebbe rappresentare il bambinello, a cui vengono servite 13 portate diverse. I giovani a fine pranzo salutano i padroni di casa baciando loro la mano e ringraziando per l'invito, mentre i familiari dei ragazzi invitati esprimono l'augurio che il loro voto venga accolto, generalmente mediante la frase tipica ancora in uso, scusate il mio calabrese, l'usantu muvi l'accetta. Poi c'è, sempre in questo posto, la chiesa del Rosario, al quale aspetta il relativo patronato. La presenza di un economo spirituale dimostra l'assidua richiesta di cure religiose da impartire alla famiglia del principe. Il principe Gennaro erogava perciò ogni anno al sindaco non meno di 300 ducati. Nel 1679 Ferdinando IV riconobbe con decreto del 4 giugno la confraternita del Rosario. Abbiamo anche la chiesa del Carmine, edificata nel 1753, giovandosi di un fondo denominato, vediamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Ciao, Francesco, da dove chiami? Da Rende, ciao Francesco. Ascolta, secondo te di che paese stiamo parlando? Ma che provincia è? Vibo Valentia. Sì. Per caso è a Maroni? No, assolutamente. Non è a Maroni, grazie, non c'è. Grazie, ciao. No, non è questo. Vediamo un attimo chi ci chiama. Pronto? Un attimo in linea. Pronto? Pronto? Salve. Pronto, ciao, chi sei? Sono Giulia da Gioiosa. Ciao Giulia, da dove mi chiami? Da Gioiosa Ionica. Ah, scusami, da Gioiosa Ionica. Senti Giulia, hai capito di che paese stiamo parlando? Sembra Fabrizia. Bravissima, effettivamente è Fabrizia. Ok, allora tu innanzitutto cosa vinci? Allora, vediamo, ecco qua il logo che ti dice che hai vinto. Quindi vedi, un'altra novità, questo logo apparirà ogni volta che voi indovinerete, ok? Quindi hai indovinato, effettivamente era Fabrizia. Allora Giulia, ti dico la novità: il nostro sponsor, che ora vedremo il logo, la 9.6 evoluzione e tecnologia, via Garibaldi 96 Bovarino, mette in palio uno smartphone N9 display da 5.5 pollici full HD, camera da 13 megapixel, sistema operativo Android Oreo 8.1, memoria da 2 GB di RAM più 16 GB espandibili con una micro SD. Allora, io all'inizio della puntata ho preso un numero della tombola e l'ho messo dentro questa piccola scatoletta, ok? Ora tu mi devi dire un numero da 1 a 90, come sono i numeri della tombola. Se tu lo indovinerai, il cellulare sarà tuo. Vai Giulia. Un numero 20. Ok Giulia, ascolta alla fine del programma, perché io alla fine del programma chiamerò o farò chiamare la persona che si è avvicinata di più al numero esatto, va bene? Va benissimo. Grazie Giulia, un abbraccio. Benissimo, ricordiamo che Giulia ha vinto anche un gadget che dovrà andare a ritirare presso la 9.6 evoluzione e tecnologia. Allora, passiamo al secondo gioco. Il secondo gioco si chiama Puzzle VIP o Mamma che paura. Allora, questa faccia è formata da tre personaggi famosi. Voi me li dovete indovinare tutti e tre, ok? Iniziamo con la prima telefonata, pronto? Pronto. Pronto, ciao, chi sei? Giulia. Ciao Giulia, come stai? Bene. Da dove mi chiami Giulia? Siderno. Da Siderno. Allora Giulia, l'hai vista questa immagine? Sì. Ok, è formata da tre personaggi famosi. Come vedi ti posso aiutare, vabbè, è due uomini e una donna. È molto brutta come vedi, no? Sì, fa paura, grazie, esatto, per l'aiuto. Grazie, infatti direi, non è che ci è voluto tanto, ok. Allora, partiamo da i capelli, di chi possono essere? Valeria Marini. Valeria Marina, aspettiamo
a vedere se esce un logo che ti dà l'ok di andare avanti o no. Vediamo. Brava, i capelli sono di Valeria Marini. Brava. Ok, passiamo alla seconda, alla parte centrale riguardante gli occhiali, gli occhi. Di chi possono essere? Un uomo di una certa età, diciamo una settantina d'anni. Che fa una professione mentana. Mentana. Va bene, adesso andiamo a vedere se c'è il logo di ok o no, vediamo. Aia, Giulia, mi dispiace, non è Mentana. Mentana non ce l'ha 70 anni ancora, questo ce l'ha sicuro. Allora Giulia, tu comunque partecipi al gioco per vincere il cellulare offerto dalla 9.6. Allora, come vedi qua c'è questa scatoletta, c'è un numero della tombola all'interno che io ho estratto all'inizio della puntata, da 1 a 90, dimmi il tuo numero. 89. Non ti sento Giulia. Pronto? 89. Non ti sento Giulia. 89. 89? Regia, se mi puoi alzare l'audio qua, perché non si sente. 89, ok, grazie. Ok, allora se ti chiamerò alla fine della puntata, vuol dire che sei o l'hai indovinato o ti sei parecchio avvicinata, ok? Grazie Giulia. Grazie. Ok, allora, torniamo all'immagine. Allora, Giulia ha indovinato uno dei tre volti. Diciamo che la parte dei capelli appartiene effettivamente a Valeria Marini. Vediamo vedere le altre due. Allora, vediamo un attimo a chi possono appartenere. Allora, la donna l'abbiamo trovata. Fa un po' impressione effettivamente. Fa un po' impressione. Vediamo un attimo di incontrare gli altri due. Allora, Giulia ci ha già indovinato che la parte femminile, diciamo, è di Valeria Marini. È uscito il nostro logo e infatti effettivamente era di Valeria Marini. Gli altri due sono due uomini che fanno due attività molto belle. Tra Brenzi, uno dei due, anche veramente un bel ragazzo. Vediamo un attimo chi c'è in linea. Pronto, non ti sento. Andrea Dalocchi. Dalocchi il nome, scusami? Andrea. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ascoltami Andrea. Mi sai dire allora, la parte femminile abbiamo detto che è? Valeria Marini. Perfetto. Ora manca le due parti, quella centrale e quella del mento. Ok. La parte centrale, quella degli occhiali, a chi appartiene secondo te? Diciamo che è una persona di circa più di 70 anni, fa un'attività del mondo dello spettacolo, ha una caratteristica, gira sempre con un cappello. Ti ho aiutato molto, Margiullo. Come? Margiullo. Marzullo? No, mi dispiace, no. Vediamo un attimo, per conferma, vediamo il nostro logo. Vediamo cosa ci dice. No, mi dispiace, non è Marzullo, però Andrea, puoi sempre giocare al gioco della tombola e del numero misterioso. Se lo indovini, vinci naturalmente il cellulare offerto dalla 9.6. Dimmi il numero da 1 a 90. 70. Ok, se sarà il numero esatto ti farò richiamare, va bene? Grazie Andrea, alla prossima. Ok, diciamo che ci stiamo mano a mano entrando in questo nuovo gioco, spero che vi piaccia, però poi ce ne sarà un altro, un terzo, che è ancora più carino secondo me. Ok, ritorniamo all'immagine.
Ok. Parte femminile, Valeria Marini. Parte centrale è un personaggio famosissimo, è praticamente, fa un'attività molto redditizia, molto di spettacolo, ha circa più di 70 anni e gira sempre con un cappello borsalino, ha una, d'aiuto molto, ha una grandissima voce, mentre la parte inferiore è un giovane, personaggio che fa l'attore, ve lo posso dire tranquillamente, dove le teenager escono pazze perché è un veramente molto 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 bello, diciamo, dicono che sia un bel ragazzo. Vediamo un po' chi c'è in linea, pronto? Ok, caduta la linea. Allora, ricordiamoci, parte femminile Valeria Marini, vediamo la parte centrale, la parte del mento. Parte centrale, grande voce, 70 anni, gira sempre con un borsalino come cappello, lo cambia, certe volte nero, certe volte bianco, e fa, se vi dico grande voce, potete immaginare che professione fa. Circa più di 70 anni, se volete vi dico esattamente quanti, vado a trovarvelo. Il personaggio misterioso che compone questa faccia ha esattamente 1943, quindi ha esattamente di più di 70 anni, 76 anni, 75 anni, ed è una persona, come vedete, in tutte le sue foto è con un cappello nero bianco, ma specialmente è un borsalino bianco, devo dire la verità. Occhiali rettangolari, occhi chiari, no, regia basta, questo è un grande aiuto che mi sta facendo la regia, basta, la regia praticamente vi ha voluto far indovinare chi sia praticamente. Vediamo chi c'è in linea, pronto? Pronto, ciao, chi sei? Marisa? Sì. Ciao Marisa, da dove mi chiami? Da Caulonia. Allora Marisa, ripetiamo un attimino il personaggio, i capelli di chi sono? Di Valeria Marini. Perfetto. Gli occhiali, la parte centrale? Albano. Bravissima. Vediamo un attimo, non so se è bravissima, vediamo cosa dice il logo. Vediamo cosa dice il nostro computer. Vediamo. Perfetto. È Albano. Ci manca la terza. La terza ti posso aiutare. È un attore molto famoso italiano, giovane, ammirato da tutte le teenager. Chi può essere? Non mi viene in mente. Non sono una teenager. Però lui è molto famoso, eh? Molto. Diciamo che italiano, occhio chiaro, più o meno 30 anni, te lo dico subito se vuoi, quanti non anni ha? Non mi viene il nome. E il nome non te lo posso dire, ti posso dire che fa sempre film d'amore, sempre, e ti dico che di che anno è? È del 1979. È attore, produttore cinematografico, questa barbetta incolta, quindi diciamo c'ha quasi 40 anni. E fa film, sempre 3 metri sopra il cielo, tipo. Come? Diciamo che fa film tipo 3 metri sopra il cielo. Lo conosco, ma non mi viene. Lo so, mi dispiace. Mi dispiace Marisa, dobbiamo andare avanti. Però puoi giocare, se naturalmente. Se mi viene in mente richiamo, dai. Perfetto.
Però puoi giocare naturalmente al gioco della tombola, quello per vincere il cellulare. Qua dentro c'è depositato un numero che io ho prelevato all'inizio in diretta della trasmissione. Se tu mi dici il numero, vinci il cellulare offerto dalla 9.6. Ok? Che numero mi dai? Da 1 a 90? 67. 67. Perfetto. Se alla fine della puntata ti dirò di chiamare, vuol dire che avrei vinto. Ok? Grazie. Vediamo la prossima chiamata. Pronto? Pronto? Salve. Ciao, chi sei? Caduta? Caduta. Allora, hanno indovinato due dei tre personaggi. Rivediamo l'immagine. Se puoi mettere per favore, Antonio, il numero in sovraimpressione, grazie. Allora, la parte superiore Valeria Marini, la parte centrale Albano, ci manca la parte della bocca e del mento. Vi ho detto che è un attore italiano, molto giovane, 1979, idolo delle teenager, italiano, sempre film spremute di cuore, molto romantici, smielati, ecco. E qualche altra notizia? Ma vediamo un po' chi c'è in linea, pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Caterina, di Giulietta Ionica. Allora, ciao Caterina, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. È la prima volta che ci chiami? Sì, perfetto. Allora Caterina, partiamo dai due che hanno già indovinato. Allora, la parte superiore di Valeria Marini. Ok, la parte centrale Albano. Va bene, ci manca la parte della bocca, vediamo chi è. Riccardo Scamarcio. Riccardo Scamarcio, vediamo cosa dice il nostro logo. Bravissima, bravissima Caterina, bravissima, hai indovinato il primo personaggio. Grazie. VIP famoso. Allora, sai cosa vince? Eccolo qua, vediamo Albano, la Valeria, la Valeriona nazionale in mezzo e Riccardo Scamarcio a destra. Bravissima, grazie. Allora, sai cosa vinci Caterina? No. Allora, dovrai andare alla 9.6 via Garibaldi 96 Bovalino, dove troverai tutto quello che riguarda telefonia, informatica e assistenza. Tu andrai lì a nome di Telemia, a nome di Samuele, per quanto riguarda il gioco Indovina Dove Sono, e ti daranno il gadget che più ti piace, tra i tanti gadget che ti potranno offrire. Questo è il primo regalo che tu hai vinto, ma vincerai, va bene. Naturalmente puoi vincere qualcosa di più, sempre offerto dalla 9.6, ed è il cellulare che mette, lo smartphone, che mette in palio uno smartphone N9 indovinando il numero della tombola che io preventivamente all'inizio della puntata ho messo dentro questa scatoletta. Da 1 a 90, se mi indovini il numero, io alla fine della puntata chiamerò la persona che l'ha indovinato. Vai. 55. Spero che il tuo numero sia quello fortunato. Grazie, grazie Caterina. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, terzo gioco, entriamo nel terzo gioco, si chiama La voce misteriosa. Voi ora sentirete un pezzo di circa 5-10 secondi di una voce famosa. Questa voce famosa dovrete dirmi a chi appartiene. Ora, massimo silenzio, sentiamo questa voce. Vai regia. È la stessa, perché da quando ero piccolina facevo le stesse cose che faccio adesso. Cioè, mi ritengo davvero molto fortunata. Cioè, quando ero bambina è la stessa, perché da quando ero piccolina facevo le stesse cose che faccio adesso. Cioè, mi ritengo davvero molto fortunata. Cioè, quando ero bambina è la stessa. Beh, una voce molto particolare, quindi ha detto che quando era piccola faceva determinate cose. Vediamo cosa fa. Vediamo un po' se avete capito chi è questo personaggio, eh? Vediamo un attimo. Abbiamo la prima telefonata in linea, pronto? 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 Ciao, chi sei? Pronto? Pronto, ciao, chi sei?
Mimma. Ciao Mimma, da dove mi chiami? Mimma da Bianco. Ciao Mimma. Come da va? Bianco. Come stai? Sto bene, tu? Bene. Ma non è la prima volta. Non è la prima volta, no. Mi ricordo. Siamo tornati, hai visto? Sì, mi fa molto piacere. Grazie, vi siamo mancati un po'. Prego? Vi siamo mancati un pochino. Tantissimo. grazie, ma tanto lo ma fa io anche ti voi. Seguo nell'altro programma sportivo, io ti seguo. Grazie, sì, quello sarà venerdì, ricordiamo, pronosticando, grazie per avermelo fatto ricordare, alle ore 19 di venerdì, bravo. Ok, allora, hai capito di chi appartiene questa voce che hai appena sentito? La vuoi risentire? Sì. Ok. Perché da quando ero piccolina facevo le stesse cose che faccio adesso. Belen Rodriguez. Cioè, tengo da brava, bravissima, vediamo. Vediamo cosa dice il logo. Bravissima Mimma. Hai indovinato, effettivamente è Belen Rodriguez. Bravissima. Allora, ti piacciono questi nuovi giochi? Moltissimo. Grazie. Sei bravissima. Grazie Mimma, grazie. Allora Mimma, hai visto che abbiamo un nuovo sponsor? Sì. Lo conosci? Sì. Ci sei mai andata? Sì. Ok, la 9.6. Sono dei ragazzi stupendi. Da Carlo, sì, Francesco, Davide, Mimmo, Rosa Maria, Mary. Sono ragazzi stupendi. Se ti serve qualcosa, intanto devi andare lì a ritirare il tuo premio. Sì. E poi speriamo di ritirare il cellulare, no? Basta che tu mi dica il numero che ho nascosto qua dentro. Il numero della tombola da 1 a 90. 12. Ok, se alla fine del programma ti farò richiamare o richiamerai tu, vuol dire che avrai indovinato o ci sarai andata molto vicino. Ok? Ok, grazie. Ci vediamo sabato, Mimma. Ciao. Grazie Mimma per tanti complimenti. Allora, spero che ora abbiamo scoperto un po' di carte, ancora ce ne saranno nelle prossime puntate, però spero che il nuovo format, la nuova dinamica del programma vi possa piacere. A me sinceramente non dispiace, però voi siete la cartina al tornasole, a me sinceramente non dispiace un programma del genere. Allora torniamo a Calabria Quiz, sapete, anche per me programma nuovo. Allora, luogo calabrese. Allora, questo luogo è un comune italiano di circa 2500 abitanti che si trova nella provincia di Cosenza. Come vedete si trova a 650 metri sul livello del mare. Capoluogo presiste un casale denominato Lungrum, prima della venuta degli esuli dell'Albania nella seconda metà del XV secolo. Tra i maggiori centri della comunità Arberesh è la capitale religiosa dell'Italo albanesi continentali, sede dell'eparchia bizantina, che raccoglie sotto la propria giurisdizione tutte le comunità albanesi d'Italia continentali che hanno conservato il rito bizantino. L'antica lingua albanese, quindi in questo posto si parla ancora l'albanese, anche se si trova in Calabria naturalmente, i riti religiosi orientali e tipici costumi della cultura d'origine sono tramandati e conservati gelosamente. L'abitato è situato nelle falde del monte Petrosa, a 650 metri sul livello del mare ed è fiancheggiato da due fiumi, il Galatro e il Tiro. Il Mar Ionio dista circa 40 km, quindi è un paese ampiamente in montagna, ricordiamoci che è in provincia di Cosenza, dove si parla ancora l'albanese. Però non è un... Vi ho dato un aiuto prima, vi ho detto che esiste un casale denominato, state attenti, Lungrum. Attenzione a questa parola. Il Mar Ionio dista, come abbiamo detto, circa 40 km. Confina ad est con il territorio comune di Saracena e a sud-ovest con quelli di Firmo e Altomonte, a nord-ovest con il territorio di Acqua Formosa e sulla zona montuosa all'interno del Parco Nazionale del Pollino, rispettivamente a nord-ovest e a nord con San Donato di Ninea e Orso Marzo. Vediamo chi c'è in linea, pronto? Sì, pronto, sempre Mimma. Ciao Mimma, ancora tu? Mamma mia, oggi vuoi sbagliare tutti. Voglio tentare.
Va bene, Mimma. Chi pensi che... Vaccarizio Albanese è la risposta. No, mi dispiace. Vediamo. Mannaggia. Va bene, va bene. Va bene. Riprovo. Mimma, però puoi ridarci un numero, eh? Il okay. numero lo puoi ridare. Certo. Tu Ciao. Prima ci hai dato... Prima... Un altro numero? Certo, prima mi hai dato il numero 12. 21. 21. Ok. Il contrario di 12. Bravo. Ok, ciao. Ciao Mimma. Ok. Vediamo di continuare. Io quando ho detto di origine albanese pensavo che qualcuno dicesse spezzano albanese, ma ci sono diversi paesi da cui ancora si parla anche l'albanese. Questo vi ho dato l'aiuto della denominazione. C'è un casale importante che si chiama Lungrum. Se voi andate a vedere scritto Lungrum, sono sicuro che uscirà dove si trova, casale di Lungrum, anche perché se voi pensate alla parola. Allora, vediamo un attimo dove eravamo rimasti. Allora, lo stemma del comune è a fondo azzurro e presenta un'araldica abbastanza simbolica, una corona a 9 torri che sovrasta lo scudo, al cui all'interno c'è un leone rampante sopra ad uno scrigno con 4 stelle. Rappresenta una comunità fiera di sé. Le due coppe da dove scorre abbondante acqua simboleggiano i torrenti, resegnatevi questi nomi, Tiro e Galatro. Pronto? Sono Daniele da Camigli. Daniele? Damiano. Damiano, scusa. Scusa Damiano. Ciao Damiano, come stai? Sto bene, tu come stai? Bene, ci risentiamo allora. No, voglio andare in paese. Dimmi, che paese è secondo te, vai? Lungro. Bravissimo, il paese è effettivamente Lungro. Bravo. Lungro. Bravissimo. Guarda, anche il nostro logo ti fa l'ok. Bravissimo. Allora, cosa ho vinto? Allora, Damiano, tu hai vinto un gadget da dover ritirare, ora vedremo in sovraimpressione, alla 9.6, che è il nostro main sponsor, Evoluzione e Tecnologia, via Garibaldi 96, Bovalino. È un negozio dove troverai telefonia, informatica e assistenza. Tu praticamente ti recherai alla 9.6, dove tu potrai chiedere il tuo premio, che sarà un gadget, che loro ti forniranno in base alla loro disponibilità. Quindi di conseguenza tu basta che vai a nome mio e di conseguenza potrai assolutamente Come chiedere... Come ti chiami tu? Samuele. Samuele. Perfetto, tu dici di aver vinto al gioco. Indovina dove sono. Il numero. Come? Il numero. No, guarda, il numero non è un problema. Il numero tu basta che vai a 9.6. Non c'è problema. Non devi chiamare, devi andare là di presenza. Ok? E adesso ti dico, ti faccio dire il numero per vincere il cellulare. Allora, dimmi. Che numero pensi che sia? 14. Ok. 14. Damiano sceglie il numero 14. Ok. Damiano, mi raccomando, vai a ritirare il premio alla 9.6, va bene? E poi mi chiami? Se sei indovinato, certo. Ti richiamo se hai indovinato alla fine, certo. Grazie. Grazie a te. Ciao Damiano. Ciao. Allora, come vedete oggi è stata una puntata ricca di novità, come vedete, no? Abbiamo nuovi giochi e riprenderemo sabato, perché il nostro tempo a disposizione è finito, riprenderemo da sabato con Puzzle VIP, se sbaglio non faccio, quindi la faccia composta. Ricordiamoci, noi andiamo in onda sempre ogni giovedì e ogni sabato alle ore 14.30. Ringraziamo la 9.6 per quello che ci ha fornito, cioè vale a dire mette in palio uno smartphone N9 con display da 5.5 pollici Full HD, camera da 13 megapixel, sistema operativo Android Oreo 8.1, memoria da 2 GB di RAM più 16 GB espandibili con micro SD. Ringraziamo Carlo, Francesco, Davide, Mimmo, Rosa Maria e Mary, sono una squadra grandissima che forniscono grandissima assistenza e cortesia alla 9.6, sita in via Garibaldi 96 Bovalino, dove troverete tutto riguardante telefonia, informatica e assistenza. Ora passiamo a vedere il numero che ha vinto questo cellulare e chiedo di chiamarmi a Mimma di Bianco. Mimma, gentilmente, mi puoi richiamare? Che ho un'informazione da darti.
vediamo un attimo il numero di sovraimpressione, vediamo se Mimma ci richiama, le lasciamo il telefono libero per lei. Eccola, Mimma? Pronto? Ecco Mimma, ciao! Ciao Samuele! Ci risentiamo, hai visto? Mi fa piacere, sono contenta! Anche a me Mimma, anche a me mi fa tanto piacere. Allora, una cosa Mimma, se mi permetti una cosa che devo dire a tutti i telespettatori. Quando mi chiedete l'amicizia su Facebook, sul mio canale di Facebook Samuele Lombardo, scrivetemi gioco indovina dove sono, se no non capisco, ok? Questa è solo un'informazione di servizio, grazie Mimma. Allora ho Mimma, capito. Tu mi hai dato due numeri, il 12 e il 21, giusto? Sì. Allora, uno di questi numeri o è quello esatto o ci è andato veramente vicino. Io sto per aprire la scatoletta. Ok, vediamo. L'apro, la metto a favore di telecamera. Vediamo. Mi puoi avvicinare? Sì. Un attimo, che mi faccio avvicinare il più possibile. La sto nascondendo. Vinci un cellulare, Mimma? Sì. Se il numero esatto. Ne avevo bisogno, guarda. Guarda, lo spero vivamente, guarda. Però, dai, ci sono. Però, guarda, speriamo. Io ho capito, eccolo. Vedi? Non si vede niente ancora. Aspetta, eh. Uno. Di scatto lo tolgo, eh. Uno. Sì. Due, tre, guarda Mimma, 22, ma guarda, sì, per 22. Un numero, mi dispiace Mimma, sei andata davvero vicina, mannaggia però, dai Mimma, sarà per la prossima volta, ti aspetto mannaggia. Sabato, va bene, ok, ti aspetto bene. Sabato, ciao Mimma, ciao, 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 ciao. Ciao. Mannaggia, oh, per un numero. Mannaggia. Mannaggia. Per un numero Mimma ci è andata veramente vicina. Vabbè, questo ragazzi è un gioco di fortuna naturalmente. Quindi sicuramente prima o poi si beccherà esattamente. Guardate oggi per un numero si è andati veramente molto vicini. Allora ragazzi, io vi ringrazio per le telefonate, vi ringrazio tutti. Ringrazio il nostro main sponsor. Grazie. Alla 9.6 con noi ci rivediamo sabato alle ore 14.30, con me ci vediamo anche venerdì e con Davide Bennici per pronosticando alle ore 19 e buona continuazione da parte del vostro Samuele. A sabato!